deve parzializzare il gas, quindi secondo me va piano, ancora per un paio di giri fa scaldare le gomme, però sono curioso di vedere in quanto gira. Avviamo il timer. Cioè, considera, quando esce dalla Roma senti già quel fischio della turbina, impressionante, fa paura. Ma non riesco a fare un giro pulito. 4,50 così. Ma veramente. Sì. Bentornati su Officina del Pilota. Come promesso, entriamo in pista con il GTR che carica una mappa per etanolo a 2 bar e eroga 1000 cavalli. Comunque sono veramente tanti da gestire in pista. Tant'è vero che Giovanni parzializzerà il gas. La vettura monta le Dunlop di primo equipaggiamento, quelle proprio per il GTR, quindi non è che abbiamo gomme chissà che. Impianto frenante, comunque carboceramico. La macchina è pesante, bisognerà staccare un po' prima. Nel senso, ragazzi, dicevi che d'altronde è il primo test su strada, pista, asfalto, insomma, vero, con le ruote per terra. Il progetto è all'inizio, sono stati investiti tanti soldi, tanto tempo. Non ci va di tirarla sul ghiaione o peggio su un muro. Di conseguenza Giovanni farà scaldare un po' le gomme e poi cercherà di fare un giro un pochino più spinto. Che cosa? Che cosa? Sto parlando troppo. Non dimenticare di iscriverti a questo canale e ci vediamo in pista. Ciao. Ci sono solo io in quest'angolo della pista. Aspetto il GTR sulla Roma. Via. Arriva a cannone sul curvone. Cimini. Traffico.
andata male, quello si stava impiccando, io stavo cercando di capire. Potenziale è davvero alto, 1,49 così come primo test, ragazzi, devo dire eccellente. Tra l'altro più bello il curvone, se ci prendi la mano è veramente da pelo sullo stomaco, perché arrivi a 2,50 e come vedrete mi attacco ai freni. La curiosità, quanto arrivi giù? Non c'è pagato? Al curvone butto giù gli occhi, sto a 2,60, ma mi cago addosso. Voi non state bene, giù il fondo a rettilineo a 2,60. Porca troia! Oh, è un'esperienza. È veramente un'esperienza. Ok, è arrivato il momento di vedere qualche highlight del GTR in pista. Prima però, ragazzi, commentate qui sotto, devastatemi la colonnina dei commenti. Che cosa ne pensate di quest'auto? A mio parere è troppo pesante, troppo potente, ingestibile in pista. Molto divertente allo stesso tempo. Infatti, non so se avete notato la velocità con la quale sorpassava le altre macchine, che poi proprio lente non erano. Avete visto, c'era anche una Clio Williams lì dentro. Non vi preoccupate, arriva presto sul canale. Che dire, ragazzi, entrambi i turni Giovanni ne ha fatti due, tutti e due con bandiera rossa, quindi non abbiamo potuto girare più di tanto, ma in quel poco tempo a disposizione abbiamo un po' confermato quelli che erano i nostri dubbi. Una macchina ingestibile. Ora io che farei? Cambierei la mappa, ne metterei una un po' più tranquilla, gomme slick, assetto, magari interverrei soprattutto sull'impianto frenante perché la macchina è molto pesante e ovviamente, visto che è così pesante, cercherei di alleggerirla un po' e magari montare un roll bar per poter fare qualche time attack. Ecco, questo è quello che farei io. Poi dimmi quello che faresti tu.
Ragazzi, non dimenticate di seguire il mio profilo Instagram Officina del Pilota, sul quale troverete tutti gli sviluppi di tutti i progetti tutti i giorni. Renault Clio Williams che è quasi pronta, la Mazda RX-7 di Cicciarito che la iniziamo presto presto con Luca e tutto quello che è un po' lo sviluppo quotidiano di Officina del Pilota. Insieme a Officina del Pilota vi chiedo anche di seguire l'account di Officine Cubo, che sono i meccanici di Matteo preferiti, e la loro pagina è questa qui, Officine Cubo, seguitela e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre a patto che tu ti iscrivi al canale. Ciao!